Si apre con 240 nuovi contagiati in Versilia la prima settimana del 2022, con il comune di Viareggio che ha fatto registrare il numero maggiore di positivi, 85, e quello di Forte dei Marmi il minore, con soli 6 casi. Ma per quanto riguarda il tasso giornaliero per 100.000 abitanti, il primato è quello del comune di Massarosa, che con 54 nuovi contagiati su una popolazione di 21.511 abitanti ha un tasso del 251,03, numeri di gran lunga superiori alla media della provincia, che ha un tasso del 121,36, e dell'area toscana nord-ovest, che ha fatto registrare 113,91 casi ogni 100.000 abitanti. Un andamento del contagio che ha costretto le amministrazioni comunali a rivedere i programmi anche per quanto riguarda le manifestazioni legate alla Befana. Camaiore già da tempo aveva deciso di rinunciare alla tradizionale Befana di Marignana, mentre a Massarosa la locale Fratres ha deciso di annullare la festa in piazza Ampiano Limomio, dove sarà però appesa la grande calza al campanile e allestita la casina della Befana. Mentre a Forte dei Marmi si ripeterà l'esperienza dello scorso anno, con la tombola virtuale organizzata dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione con il Centro Mandala.